Allora, bentornati, seconda parte di Rassegna Stampa, giovedì 15 di dicembre, siamo a leggere le pagine sportive dal Corriere dell'Umbria. In casa del Perugia, Bomber Bianchi dice voglia di grifo, il fuoco dentro, sono pronto, ma Bucchi è in piena emergenza, si spera nel recupero di Brighi. Anche la Spezia, che è l'avversaria, sempre decimata, in dubbio anche migliore. Falletti Giacomelli, siamo ancora alla Serie B, Ternana, fantasisti a duello per la salvezza, l'attaccante umbro è ancora a secco in campionato, l'uruguaiano invece in gol nel derby al Curi e a Salerno. Per quanto riguarda invece la Lega Pro, Ferretti, siamo in casa del Gubbio, io resto qui, il miglior giocatore del Gubbio, allontana le sirene di mercato, ho fatto una scelta di vita e sto bene qui. La squadra rosso-blu gioca, diverte e segna, ma il Barbetti è vuoto, crisi sì, ma non solo. Per l'attacco Fari sul Gaucho Ferrari, ex Montecatini, questa è la news. E poi non solo Narciso, c'è anche l'ex Manfredini, portiere dei Canarini, verso Modena. I recuperi, la Reggiana mette KO la Feralpi, Giunti supera di misura il Lumezzane. Foligno invece chiusura ad un passo e la società ha chiesto al Sansepolcro di rinviare la partita di domenica, ma la situazione è disperata, domani summit tra sindaco e realtà calcistiche della città. Incontro tra Ius e le cordate interessate a rilevare il club, ma il patron resta in silenzio. Ancora, Sir Conad, le magliette Aruba richieste da USA, Cina e Messico, vola il settore e-commerce del club, 15 prenotazioni al giorno. La preferita ovviamente quella di Zaitsev. E poi da Assisi il pugilato ha festeggiato i 100 anni con i campioni di ieri e di oggi. Infine, per le arti marziali, il Sakura Judo c'entra l'Amplen, ai tricolori la società perugina vince in tutte le categorie e si aggiudica il prestigioso titolo nazionale. Volley Serie A2 maschile, Coppa Italia, c'è Monini Tuscania al Palarota di Spoleto, la semifinale alle 20:30. Questo per il Corriere dell'Umbria. Grifo, sciarpata da Serie A per il Messaggero dell'Umbria, in 500 alla cena degli auguri del Perugia. I tifosi ci credono, spingono la squadra verso il traguardo più ambizioso. Sir, muro e battuta, punti di forza di un gruppo in crescita. Bilancio dopo mezza stagione d'applausi, nodo Palasport, nuova polemica dei sirmaniaci. Grifoni a segno nel test di Cecina, non solo gioco, raccolti bene beni per i terremotati. Gli arbitri, Castello batte Rieti. E ancora, per l'inserto sportivo della Nazione, Rolando Bianchi dice: sto bene, ho il fuoco dentro, mi aspetto più spazio. In casa del Perugia, Bucchi è un tecnico di valore, ma è il gruppo unito che sempre fa la differenza. In difesa, intanto, tornano Del Prete e Monaco. Il Villabiaggio festeggia la Coppa 2-1 contro l'Angelana, decide e rimonta la doppietta di Porricelli. La Ternana sorride, Falletti recupera per il big match. Il Gubbio verso Modena, buone notizie dall'infermeria. Infine Sir Safety, Magic Moment, la strada è quella giusta, Birarelli siamo in crescita, oggi cena degli auguri. Umbertide a testa alta per il basket, anche se KO con il Lucca, basket di A2 da Orvieto è la settima meraviglia. E questo dunque è tutto per lo sport umbro. Come sempre, velocemente, la prima pagina del Corriere dello Sport, la Juve vuole tutto, intervista a Dybala, i nostri obiettivi sono conquistare la Champions, oltre al sesto scudetto che è da leggenda. La sfida di Milik, l'attaccante polacco vuole giocare in Champions con il Real. Bonaventura, accordo raggiunto con il Milan fino al 2020. L'oggetto misterioso, Inter, Pioli su Gabigol avrà spazio, diventerà importante come Felipe per la Lazio, ha detto. Dzeko, che duello con Higuain, e poi recupero Genoa-Fiorentina alle 20, la missione viola, vincere per salire. Conte, nella Premier sempre più italiana, va in fuga, adesso è a più 6, il Chelsea passa a Sunderland. Quindi è tutto con questo per questo giovedì 15 di dicembre. Grazie per averci scelto il nostro sito www.trgmedia.it per seguire anche le repliche di questa rassegna stampa e streaming con l'informazione che torna dalle 19. Grazie, buona giornata.